Anche questa settimana non poteva mancare il nostro vlog. Un brindisi a tutti gli amici che guarderanno questo vlog insolito, che questa settimana è da Barcellona. E grazie a tutti coloro che hanno condiviso il video la settimana scorsa, è anche andato su gruppi di altre squadre, e a noi fa piacere, hanno capito anche lo spirito con cui si fa questo video. Oggi nocerina di scena ad Anzio, l'ansia è tanta. Vediamo che cosa abbiamo combinato in giro per Barcellona e poi vediamo la partita. Borghetti presente. Borghetti presente. Facciamo così. Dove siamo qua? A Plaza Royale. Forza Molosso, forza King Kong. Avete visto, abbiamo portato un po' di nocerina anche qui a Barcellona. Nel frattempo ci è arrivata la formazione, confermato Dorato a destra, Pina a sinistra con Mazzei e Kras al centro, e confermato Rossi in attacco. Quindi, nonostante la prova non proprio positiva, mister Nappi dà fiducia a Rossi, bene così. Mancano circa 40 minuti all'inizio della partita, adesso troviamo una postazione dove vederla grazie alla telecronaca di Ciccio Puri e al cellulare di mia moglie. Grazie. Paura la maglia di Boca, paura la maglia di Boca. Nostro Alfonso Borghettaro, questa è la tribuna, grande d'Angelo. Questo è il settore ospiti. Capanzaforo. Ci divide una rete, ci divide una rete. Allora, tu fai il video a me e a te, dai. Là c'è un Mariano. E questo è il campetto di Piedimonte. Ci riproviamo. Stanno mangiando. Complimenti a voi. Abbiamo mangiato un tosco. Ciao. Eccolo qua. In attesa del nostro piatto qui, avendo un bel flutto di Charles Heisek, qualcosa del genere, l'Anzio si porta in vantaggio e quindi al terzo minuto la rete dell'Anzio, mentre nel frattempo la Nuova Florida vince a cava, quindi prima e seconda in graduatoria sono sotto all'inizio della partita. Beh, un inizio peggiore non ci poteva essere. A dopo per il prossimo collegamento. Carle, ma che da già mannà. Stiamo facendo schifo, non riusciamo a superare il centrocampo. Solito primo tempo mediocre, approccio blando alla partita. Che fanno qua? È stato controllando a noi, cioè questi controlla cioè io non lo so. Uno della nocerina, ci arriva il video direttamente da Anzio, ricordi Cardella, anche questo sbagliato ma si è ribattuta, rete quindi pareggio, forza Molossi, crediamoci.
Noi nel frattempo continuiamo il nostro aperitivo. Partita sospesa. Ci giungono notizie di incidenti sugli spalti e di partita sospesa. Speriamo nulla di grave. Nel frattempo adesso iniziamo il nostro viaggio di ritorno, sempre seguendo la partita, grazie agli amici e Borghetti, tutti gli altri che ci stanno inviando segnalazioni, video e commenti. Forza Molossi, crediamoci sempre. Dunque, fine primo tempo qui dal Passeggio de Gracia di Barcellona. Abbiamo sentito appunto di qualche parapiglia, ma vabbè, non dovrebbe capitare, ma diciamo che è capitato. E niente, quindi forza Molossi, andiamo avanti, crediamoci. E noi aspettiamo il secondo tempo, non possiamo vederla purtroppo perché siamo perennemente in movimento, quindi stiamo ascoltando la radiocronaca di Belsito e Apicella. E un saluto quindi a tutti gli amici presenti allo stato di Anzio. E mentre qui c'è il bordello, Rossi salvato sulla linea di porto, lui segue la nocerina. Inesistente, anche se io non l'ho visto, è inesistente, ci venga contro Fantoni. A prescindere. È inesistente. Leggerezza della difesa rossonera, e ora si prepara Anzio. Vediamo un po' fuori l'area di rigore, ci attende il fischio dell'arbitro, rincorsa di Bencivenga, fischio dell'arbitro. Parte e ci venga rete, porca. Fantoni aveva intuito, Lanzio torna in vantaggio. Vabbè, va fatto. In diretta dal cesso dello Starbucks, il 2-2 della nocerina, Giacomo Rossi. Guarda qua. Molto bene, segna la nocerina. 2-2 Giacomo Rossi, adesso andremo a capire, Rossi che si è sbagliato un paio di gol, eh? Però ha segnato, quindi ha portato bene la sosta toilette da Starbucks, quasi quasi torno dentro. 2-2, forza Molossi, non molliamo. Ci siamo un attimo piazzati qui, la cena continua, un po' di cambi, si prova il forcing, noi ci proviamo col dolce e con questo probabilmente pessimo caffè. 2-2 e pensiamo solo a noi, manca ancora un quarto d'ora e dai, speriamo bene. Purtroppo è finita 2-2, quindi nocerina che pareggia ad Anzio e la lotta per il secondo posto continua ad essere insomma impegnativa. Non conosco ancora i risultati delle dirette concorrenti, si parla di un fuorigioco inesistente e di un fallo di mano in area all'ultimo minuto, ma quando pareggia andata e ritorno contro il Boreale sono quelli i punti persi veri e che fanno male, non il pareggio di oggi. Vabbè, sì, e da Barcellona è tutto. Noi ci vediamo domenica forse al San Francisco, che è a porte chiuse, vedremo se ci andremo o no. E sempre, comunque e per sempre,
forza Molossi.